Bella ragazzi, sono Andrea Gross, bentornati in questo nuovissimo episodio di Red Faction Guerriglia. Allora, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo a fare queste nuove missioni. Che palle questo cazzo di... Allora, vediamo noi... Dov'è che siamo? Siamo lì. Però comunque è bella grande. Cioè, ma Parker è tutto qua? Vabbè. Comunque, ah no, altre tre missioni. Vabbè, allora qui è bello lunghetto, mi sa. Allora, andiamo a fare la nostra missione, se riusciamo. Ok, qua. Vai. Ci prendiamo la buggy, o meglio dire la sand rail. Perché questa è più una sand rail che una buggy. Ed è il vero, Andiamo, sarà una ok. Comunque la strada sarà un po' lunghetta, Ve lo dico. Messo. Via, levatevi. Però non pensavo che anche nel 2009 ci fosse stato questo effetto di raggio crepuscolare. Di solito l'ho sempre visto tipo giochi dal 2010 in poi. Ma nel 2009 non... Sinceramente no. Però va bene. Ole, attenzione. Ok, ci stiamo avvicinando. Occhio. Dove cazzo? Aspetta, qua c'è qualche problema tecnico-tattico, mi dicono. Ah, ok, qua ci siamo già stati, quella specie di cava. Però noi non dobbiamo andare qua. Un convoglio di F è diretto a Parker, dobbiamo eliminarlo. Come facciamo ad andare là? Vabbè, ascolta, faccio una roba così. Sì, però qua il GPS è un pochino... così, c'è da un po' migliorarlo. I minatori di Dust stanno tenendo un'assemblea in questo luogo. Loro pensano a una dimostrazione pacifica. Ma le DF ha altri progetti. E il comandante è il capitano Alvar Gunnarsson. La sua unità ha massacrato 300 coloni a Kreis. Per cui aspettiamoci di tutto. Ferma Gunnarsson e salva quei lavoratori. Se combatteremo per loro, loro combatteranno per noi. Ok, facciamolo, va. Il raduno sta per iniziare, le coordinate sono sulla mappa. Andiamo. Vai alla dunata. Ma perché sempre con il camion che è lento, impestato, guarda. Occhio. La compagnia di Gunnarsson sta arrivando, ci rimane poco tempo. Ma è qua dentro? Ci siamo stati nello scorso episodio qua. Qua dentro. Stanno sparando ai minatori. Sono qua. Porca troia. Vai, tranquillo. Vai proprio così. Capisco. Gunnarsson sta usando il sistema di altoparlanti per attirare i minatori. Devi distruggere quegli altoparlanti, Meso. Vogliamo finire questo conflitto. E con la moglie. Ma che ca... Cartellone via. No, qua ne abbiamo ancora di cose. Dove sono gli altri? Sì, vabbè, sì, quanti sono? Vabbè, non tanti, ma...
Salve. Occhio. E leva. Chi è che stava sparando qua? Vabbè, senti, io vado a distruggere. Occhio. Ah, eccolo là. Ok. Ma voglio provare a distruggere questa gru, magari. Ecco. Andiamo, andiamo. Così proprio, con cattiveria. Occhio. Premi per per fare fuoco con la torretta. La torretta mira automaticamente il nemico più vicino. Premi per la mira manuale. Non puoi guidare mentre mini ammiri manualmente. Sì. Ah beh, sì, 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 è vero. Dai, guida. Perché che spara? Da lassù, sì? Oh, cioè, guarda la sangue sulla testa, mica muore, eh? Fermaci qua un attimo. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. No, 5 sono. Non esplode. Forse se gli continua a sparare magari esplode. Proviamo. Ah no, ok. Oppala. E spara. Capito, faccio io che è meglio. Cazzo. Sì, vabbè. Ecco che sta esplodendo sta cazzo di cosa. Loro che non si perderanno. Sì, certo. No, questa sta per esplodere. Vabbè, utilizziamo il camion, va. Ma sempre il camion andiamo a utilizzare, cazzo è? Ma questi che parcheggiano così. Bersaglio distanza. Si sta allontanando.
Ok, ci stiamo avvicinando. Qua dentro. Ah, eccolo. Che camion di merda. Dai, muoviti. Dovrei averlo bloccato, sì. Cazzo, sono bloccato io però. Aspetta. Ciao ciao. Gunnarsson è morto. Ben fatto. Oggi questi lavoratori hanno imparato una lezione importante. E la Red Faction è qui per combattere per loro. Insieme scacceremo questi macellai dal nostro pianeta. Ah, così. Ok. Bene. Ok, allora ci sono 4 missioni, però una è bloccata perché dobbiamo fare più casino. In poche parole. Sì, già che ci siamo, andiamo qua, che c'è questo bersaglio di istruzioni, importanza media. Vabbè, dai, facciamolo. E anche qua abbastanza vicino, tra l'altro. Andiamo, va. Aspetta, ma tocca. Ah, dall'altra parte. Occhio. Guarda qua. E vabbè, questi si buttano in mezzo, scusate, eh. Cos'è? Ah, addirittura. Se la fuce la pompa. E uno. E due. Ehi. Olè. Ok, sì. Il problema è che io non ho bombe. Si può entrare qua? Sì, mi sembra di sì. Che cazzo? Ma questo. Si poteva entrare qua? No, è una cosa così, tanto per. Allora sì, so io cosa fare. Utilizziamo questa. E andiamo a demolire con il camion. Ci sta, ci sta. Vai così. So, via, si scappa. Se io preferisco scappare una volta distrutto un obiettivo. Guarda lì, insisto, no? Cazzo. Aspetta, c'è una specie di grotta qua. Che è sto posto? Cos'è? Non ho mai ucciso nessuno. Nessuno che non lo meritasse. Non ho mai ucciso nessuno. Non ho mai ucciso nessuno. Ho capito. Nessuno che non lo meritasse. E i vostri cuori neri e freddi lo volevano morto. Ma vi mancava il coraggio. Ora però state lasciando me qui fuori a morire.
Raccogli i messaggi radio nascosti per scoprire la posizione delle bombe dell'era Ultor. Raccogli i messaggi radio nascosti per scoprire la posizione delle bombe. E sarebbe questo specie di fuoco. Vabbè, sarà il solito collezionabile. Questo cos'è? Aiuta, completando gli obiettivi. No, facciamo anche l'altro. Andiamo qua. Ricevi gli ordini dalla Red Fashion. Sì. Sì, vado un attimo di qua perché mi sembra una zona un po' così, quindi un po' misteriosa, quindi mi accingo a vedere che cosa c'è qua. Interessante. Oh. Ok, lì ci sono dei veicoli che mi torneranno utili. Quindi grazie per questi veicoli. La solita sandrail. Grazie. Piano che questa si scassa subito. Piano. Oh merda. Via. Sì, certo. Vai, prendetemi se ci riuscite. Guarda questi. Prendo a mano. I vigili laggiù ospitano gli ufficiali EDF. Sono loro che prendono le decisioni. I droni hanno occupato e fortificato il municipio di Dust. Qualcuno rada al suolo quel posto. Porta il livello di allerta sul verde prima di iniziare la missione. Che palle. Libertà si apprezza soltanto dopo che te l'hanno strappato. Io mi nascondo qua, va bene? Ah, ecco. Parker è sotto il nostro controllo adesso. Vai. Stiamo preparando una nuova base operativa nelle Badlands. Abbiamo nascosto molte armi vicino al sito. Non bene quanto avremmo dovuto, però. I Marauder le hanno trovate e le hanno prese. I nostri ricognitori credono che ci sia un loro nascondiglio qui vicino. Devi trovarlo. I Marauder vivono in questa zona da molto tempo, ma non sappiamo altro di loro, se non che sono degli sciacalli. E che odiano gli stranieri. Vabbè, noi di sciacalli ne abbiamo ucciso. Abbiamo un veicolo dei Marauder. Seguilo e vediamo dove va. Avanti. Vabbè, non si muovono questi, scusa, Badlands. Aia. Ma così dei punti in bianco? Cioè, scusa, fammi capire. Vicino, se si accorgono di te, la missione fallisce. Vediamo dove stanno andando. Devono avere una base o un avamposto lì vicino. Ah, eccoli là. Rallenta prima che si accorgano di te. Sì, ma sono dietro lì, come fanno a vedermi?
Ena. Che posto strano che è. Poi tutto piatto, ma... A non crederci. I Marauder sono passati attraverso la roccia. Ma è un portale o sbaglio? Deve essere un ologramma. Come hanno ottenuto una simile tecnologia? Vai dentro anche tu, vedi cosa riesci a scoprire. Stai scherzando? Oh. Così proprio. Vabbè. Io qua vado piano perché più di tanto non mi fido. Sento puzza di imboscata, può essere? Là vedo delle costruzioni. Qua ci sono un casino di cartelli, tra l'altro. No, ok, facciamo solo casino, niente. Dobbiamo andare qua. Veramente non c'è niente? No. Lì però si sale. Ok, meglio evitare di fare brutte cose, quindi andiamo per di qua. Andiamo verso il segnale. Vabbè, ma è troppo scosceso sto cazzo di posto. Ho trovato il veicolo dei Marauder, ma non i Marauder. L'entrata della loro base deve essere lì vicino, cercala. Cioè poi ho trovato l'auto dei Marauder, ma non i Marauder. Cosa vuol dire? Ma digli che hai trovato la loro auto, punto. Ma che auto è poi? Ma che cazzo? Ok, a parte la texture qua che sarebbe meglio riguardare. Ma che cazzo? Ah, posso anche salirci. Ah beh, mi pare pure giusto. Ma sì, ci bulleggiamo un po'. Però derapa questa, eh. Guarda come derapa. Occhio. Ok. Proviamo per di qua. Se sono andati per di qua. Tra l'altro, non so se l'avete notato. Quel robo lì e questo sono simili. Sì, praticamente, sai che cos'è che hanno fatto? Copia e incolla. Forse ci siamo. Attento, Mason, potrebbe essere una trappola. Sì, perché è troppo calmo per essere... È troppo calmo. C'è qualcuno? Cos'è che ho visto là? Sbaglio, ho visto qualcosa cadere. Ok, andiamo. È fatto apposta o è stato messo male un po' qua? Vabbè. Ah, il segnale qua è disturbato, perché? Utilizzano qualche sorta di impulso EMP? Oh cazzo. Siamo stati noi o... Ok. Meglio non far casino qua, mi dicono. Ok, sono dentro.
Data la tua posizione, potresti trovarti nel vecchio complesso minerario della UF. Venne abbandonato qualche decennio fa, dopo la prima rivolta della Red Faction. Addirittura. Vecchi PC mi dicono. Guarda qua. Beh, no, neanche troppo vecchi, eh. Copia e incolla, guarda. Copia e incolla, lo stesso coso. A parte quello che è girato, tipo. No, non è vero, lo stesso. Copia e incolla, perché? Sì, però io non capisco però dove devo andare più che altro. Vabbè, mi butta giù. Aspetta, fammi capire dove devo andare da qua. Ah, di qui? Proseguire per di qua? Sì, però io non sento niente, cioè non sento nessuna voce. Qualcosa. Rilevo delle interferenze. Sì, è anche abbastanza inquietante sta cosa, a dire il vero. Guardo dietro agli angoli se non c'è qualcuno a fare degli scherzi. Se un è fatta, è persistente. Aia. Cosa dico? Qualcosa a proposito di Parker. Potrebbe essere le DFS. Svolazzante. Vabbè. Tutto svolazzante. Perché hai fatto tutto male? Vabbè, dai. Evitiamo di guardare queste piccolezze, che poi sono piccolezze, dai, vero? A volte la sensibilità è un po' troppo alta. Sì, l'ho un po' aumentata io perché mi sembrava troppo bassa. Ma da qui dove si va, scusa? Mi devo buttare giù? O devo aprire sta... Vaffanculo. Le armi mancanti. E saranno qua, no? Dava... Cosa faccio, busso? Mi sa che se ne sono accorti, eh. Non vorrei dire qualcosa, ma... Sto cazzo che è? Un vecchio veicolo. Ma in inglese questo, però. Mi sembra l'EDF. Sta parlando di qualcuno chiamato Parker. Parker è morto. Non lo so, cioè dobbiamo proprio entrare così di prepotenza? Questi che cosa sono? Qualcosa mi dice che... Aspetta, sono bombe. Vero? Ho trovato un dispositivo. Mai visto nulla di simile. Sarà meglio che Sam gli dia un'occhiata. Mason, abbiamo un problema. Ho acquistato delle unità di F dirette su di te. Come?
Sto perdendo la trasmissione. Vabbè, ma noi abbiamo capito, però. Ma qua è tutto bloccato, ma... Sam, ci sei? Continua. Ho trovato un dispositivo nelle vecchie miniere della Ultor. Il comandante vuole che tu gli dia un'occhiata. Sì, hai visto dei Marauders? Solo quelli che ho seguito fino a qui. Li hai uccisi. Perché me lo chiedi? Lascia perdere. Portami il dispositivo. Cazzo, mi hanno già trovato. Ah, ma certo. Devo riuscire a scappare da qua. Certo. Ne mi sono bloccato qua. No, dai, fammi muovere da quel fanculo. E due. Ok, l'altro è già morto. E copriti. Insiste. Quanti sono? Fanculo. È vero che c'ho questo nuovo, è vero. Ah, vabbè, dai, proviamolo. È così che funziona allora. Molto bene. Ma che devo scappare da qua. Perché sono benvenuto? Capisco. Da qua? Ok, da qua. I soldati della DS si stanno spostando verso di te. Vattene prima che ti blocchino lì. Porco. Sì, io c'ho questo, non so quanto possa essere utile. E muoviti. Sì, vabbè, grazie al cazzo, via. Facciamo un giro lungo. No, guarda, non mi guardo neanche alle spalle perché voglio guardare la strada. Occhio. Aia. Ma dov'è che devo... Oh! Sì, stavo... vabbè. Vabbè, scusate, Non è che si capiva molto. Ecco qua, Sam. Sai cos'è quest'affare? Forse. Mi servirà del tempo. Ok. Se ti serve qualcosa, fammi sapere. Eco di Ultor completato. Wow. Comunicazione satellitare dall'Idra.
Third Defense Fleet. Generale, mi serve un rapporto. Che succede laggiù? L'intelligence conferma che un membro della Red Faction è entrato in possesso del nanoproiettore. Risponde al nome di Alec Mason. A quanto pare ha acquisito il dispositivo nella struttura mineraria della Ultor. Il proiettore è funzionante? È stato replicato? Non lo sappiamo, ammiraglio, ma l'intelligence crede... L'intelligence crede molte cose. Con l'Hydra in orbita avremo le risposte. In questo momento i miei battaglioni stanno preparando il contrattacco. I miei ordini sono di... Il Consiglio ha posto l'intera operazione sotto il mio comando. Perché non mi hanno avvisato? Non starò a discutere del protocollo mentre i terroristi sono in possesso del nanoproiettore. Trasmette le coordinate della zona di lancio non appena l'Hydra sarà pronta a schierare le truppe. Passo e chiudo. Vabbè. Di nuovo qui. Combatterò contro le truppe fino alla morte. Di nuovo qua. I droni non fanno altro che eseguire ordini. Ok, ricarichiamo. E... mi posso potenziare in qualcosina? Anzi, prima. E bam! Ma non dà un cazzo questo coso, però. Hai trovato altro materiale? Vediamo. Lanciarazzi. Sì, vabbè, buonanotte. Vabbè, saldatore arco preciso. Solo i nemici attraggono le scariche. Ah, ok. Quindi. Terzo arco, saldatore. Aumenta il numero di nemici che il saldatore ad arco può colpire. Munizioni, aumenta la quantità, porta più carica. Armatura livello... facciamo un po' di armatura così siamo più precisi. Sì, precisi, più resistenti, ma va, sì. Ora è anche meglio di prima. Grazie. E niente ragazzi, direi che per questo episodio... Non devono lasciare il settore, chiaro? Sbaglio o questo questo assomiglia molto alla tuta di Fallout, sbaglio? Guardate bene. Perché i soldati eseguono qualsiasi... Sì, ma sembra che assomiglia molto, cioè almeno ricorda lì la tuta quella di Fallout. Vabbè, sarà un easter egg, vabbè. Comunque ragazzi, direi per questo episodio di Red Faction Guerriglia è tutto. Vi ricordo che se non sono ancora iscritto al canale, iscrivervi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e altri giochi, metterò un bel pollice in su. Se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un nuovo episodio di Red Faction Guerriglia. E io come ci arrivo lasso a prendere quel coso lì? Dovrò trovare un salto o qualcosa? Forse potrei arrampicarmi in qualche brutto modo. Da lì potrei arrampicarmi. Vabbè. Ci risentiamo con un prossimo episodio di Red Faction Guerriglia, ragazzi. Bella!